Buongiorno YouTubers, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Allora, oggi abbiamo un sacco di informazioni che riguardano Delta Force, alcune non credo che vi piaceranno, quantomeno se ho ben capito i gusti media dei player che seguono questo canale, che quindi giocano a Battlefield. Mi scuso in anticipo se sentirete rumori, ma ragazzi, cioè, quelli di sopra è tipo un'ora che continuano a far andare l'acqua, sotto i bambini giocano, di là sentono la televisione. Se sentite casino, io ho aspettato una mezz'oretta per vedere se prima o poi ci fosse un po' più di tranquillità, ma a quanto pare no. Quindi ve lo registro così, poi se sentite dei rumori, ragazzi, mi dispiace. Allora, vi farò vedere varie cose. Qui ci arriviamo dopo. Anche qui ci arriviamo dopo. Perché innanzitutto parliamo di un'intervista che è stata rilasciata e un'intervista che è stata fatta con il direttore del design Ricky Liao e direttore publishing director Jessica Zhang. Quindi ci sono alcune informazioni interessanti e alcune risposte a questa intervista che poi non coincidono con quello che vi farò vedere a breve. Allora, intanto mi apro il mio caffettino serale, ho proprio un rituale. Mi piace bere il caffè freddo la sera. Allora, Delta Force, Team Jade, ok, la prima domanda la skippiamo, gli chiedono come entrare nelle esperienze AAA, ma insomma ce ne frega una sega. Allora, ecco qui dicono, le versioni per console e mobile arriveranno rapidamente, perché non abbiamo ancora visto del gameplay, insomma dei filmati su queste cose, e dicono che ci stanno lavorando duramente e che ne parleranno quando il tempo sarà giusto per farlo. Gli chiedono allora se usciranno anche per last gen, se il gioco uscirà quindi per PlayStation 4 e Xbox One, e poi come funzionerà il crossplay. Per quanto riguarda il crossplay, rispondono in fondo rapidamente, dicono che sarà qualcosa di simile ai giochi popolari di adesso, quindi evidentemente ci sarà il crossplay. Per quanto riguarda le console last gen, dicono sostanzialmente che al momento stanno lavorando per ottimizzare quelle di questa generazione, ma che comunque saranno supportate anche quelle di vecchia generazione, anche perché se hanno intenzione di farlo girare su un cellulare, direi che possono farlo girare anche sulle console di generazione passata. Allora, questa la possiamo skippare. Sì, beh, allora skippare. Ci sono dei dati che riguardano sostanzialmente come funziona il discorso anti-cheat, dicono che durante la fase di alpha test, voi pensate quanti ce n'erano, hanno beccato 3.655 ban soltanto in quel periodo, intercettato 11.584 tentativi di cheat e bloccato 343 tool per cheatare. Andiamo alla grandissima, però quantomeno li hanno beccati. E tra l'altro dicono che per chi offende ci saranno delle misure severe che potrebbero arrivare addirittura a bannare l'hardware, però non vogliono o non puntano tanto a bannare l'IP, perché dicono che ci sono dei casi di share di IP, cioè tante persone che hanno lo stesso IP, chi non ha l'IP dinamico ad esempio ha un IP fisso, beh, che non si usa quasi più questa cosa, però metti che in altre parti del mondo ci sono delle zone dove tutti quelli di quella zona hanno quell'IP. Se ti bannano una persona in quella zona, bannano tutti quelli che hanno quell'IP. Quindi stanno attenti a fare questa cosa qui, però stanno pensando anche di arrivare al ban hardware nei casi più severi. E ok. Gli chiedono per quanto riguarda il Cronus e gli rispondono sostanzialmente che, visto che il gioco in console non è ancora uscito, non è ancora testato e che non c'è supporto per il controller, non hanno ancora avuto di questi problemi, ma è una cosa che hanno nei piani di stare attenti, insomma di farci qualcosa. Ora, altra domanda interessante, i nuovi personaggi saranno all'interno del Battle Pass e quanto tempo pensate che ci voglia per sbloccare le armi oppure anche gli operatori all'interno del Battle Pass? Bisogna grindare oppure no? La loro filosofia all'interno di Delta Force è che nessun elemento di gameplay sarà bloccato dietro a un paywall, ok? Dice che alcuni operatori saranno sbloccabili attraverso il Battle Pass, ma che non servirà tantissimo tempo, un grind eccessivo, per sbloccarli. Ora,
Qui però non riesco a capire perché mi dici niente sarà dietro un paywall e poi mi dici che gli operatori alcuni saranno all'interno del Battle Pass, quindi evidentemente il Battle Pass magari sarà l'ABF, cioè tutti quanti hanno il Battle Pass, alcune cose sono gratuite, altre no, e gli operatori evidentemente saranno all'interno del Battle Pass, come non dice niente delle armi, però magari ci saranno anche quelle. Allora, qui vabbè, fanno altre considerazioni che non ci interessano. Chiedono se svilupperanno altri parti, capitoli della campagna singola, e dicono che in questo momento si sono incentrati su Black Hawk Down, su una singola campagna, e non hanno ancora dei piani per il futuro per eventuali altri capitoli. Gli chiedono se hanno un piano di includere delle mappe piccole o infantry only, e dicono di sì, che stanno esplorando queste esperienze. Tra l'altro c'è una modalità nuova che stanno testando tra di loro che si chiama Trench Warfare, quindi all'interno delle... Oddio, non mi viene il nome. Trench sono le trincee. All'interno delle trincee, quindi eventualmente ci sarà questa modalità qui, nuova. Gli chiedono per quanto riguarda TDM, e loro dicono che TDM è una modalità che gli piace, che potrebbe centrare appunto enormemente con il gioco, però anche qui c'è una risposta strana, perché dicono il nostro focus è su tre modalità che ci sono all'interno del gioco, che sono Havoc Warfare, Hazard Operation, che sarebbe la modalità estrazione, e Black Hawk Down, che sarebbe il single player. Ora, TDM dice magari arriverà nel futuro, però questa risposta non ha molto senso, nel senso che Hazard Operation è la modalità estrazione, Black Hawk Down è la modalità single player, ma Havoc Warfare non è una modalità, è un contenitore all'interno del quale abbiamo giocato Conquista, abbiamo giocato Rush, quindi o Sfondamento. Quindi eventualmente TDM sarebbe all'interno di Havoc Warfare. Non è una risposta che insomma non mi ha convinto del tutto. Gli chiedono se non hanno paura di dividere a metà le persone, cioè a metà che giocano soltanto la modalità estrazione, l'altra metà no. Loro dicono sostanzialmente che vogliono fare il massimo per le esperienze passate, più quello che va di moda adesso, tra virgolette, che va adesso, e dare un pacchetto completo ai player. Ora, qui arriva il bello, gli chiedono sostanzialmente se le skin avranno una natura più grounded, cioè più con i piedi per terra, realistica, oppure se saranno skill alla Call of Duty o qualcosa del genere. La risposta è: il focus è sulle skin grounded, quindi con i piedi per terra, con un'estetica che ha un fit giusto, un tono giusto all'interno di Delta Force, dello stile Delta Force. Gli chiedono anche se hanno intenzione di fare dei crossover con altri giochi, in termini di cosmetici oppure di eventi, e loro dicono che è una possibilità che possono esplorare, che però tutto quanto deve avere un'identità che matcha bene con il gioco per fare queste collaborazioni. Niente, qua si parla ancora della console, però dicono che daranno sostanzialmente informazioni quando il tempo sarà giusto, non vogliono far sapere esattamente quando ci saranno dei playtest per quanto riguarda le console. Qua tra l'altro gli chiedono della similarità della grafica, dello stile grafico della UI di gioco con Battlefield 2042, e dice che è molto evidente che ci sia, e gli chiedono se loro vogliono prendere l'audience di Battlefield, e la risposta è che loro stanno facendo Delta Force da 4 anni, che ha visto diverse interazioni, diversi cambi di visuale e di UI nel tempo, e hanno deciso ultimamente appunto di farlo su un futuro prossimo a livello di stile. Ci sarà una leggibilità e immersione incredibile attraverso gli UI. Al posto che puntare a una player base specifica, loro puntano a incontrare le aspettative di nuovi e vecchi player di Delta Force. Nuovi player, anche quelli che vengono da Battlefield, quindi evidentemente anche perché si è visto che praticamente qualsiasi content creator, ad esempio, che gioca Battlefield, ha portato Delta Force, quindi
dal mio punto di vista stanno pensando molto a prendere anche il pubblico deluso di BF e che ha un anno di tempo per eventualmente affezionarsi anche a Delta Force. Però arriviamo ora alla ciccia. Arriviamo alla ciccia, ma questo ve lo lascio per ultimo e anche questo per penultimo. Iniziamo da qua. Ci sono delle informazioni su questo sito, ho messo la traduzione dal cinese, in cui vediamo che cosa intendono loro per queste skin grounded, quindi con i piedi per terra e realistiche. Allora, questo pare che sia un evento, o forse un pacchetto da sbloccare, molto legato all'oro e a questa rosa. Adesso vi faccio vedere altre cose, qua si vede bene l'operatore. Questo sarebbe il lanciagranate con il teschio sopra, queste le granate con il teschio sopra. Qui si vedono le animazioni di takedown in cui usa il lanciagranate come se fosse un bruciatore per bruciare la faccia al tizio e buttarlo per terra. La stessa cosa lo fa se lo becchi sdraiato, cioè gli brucia la faccia. Questa è l'arma, un M4. Ricorda, dico una cosa che è incredibile, ricorda una skin di Battlefield 1, solo che quella era decisamente più grounded di questa. Era tra l'altro molto figa, nera con gli inserti in oro, tra l'altro Massoco era il nome su alcune armi del gioco, era veramente figa da vedere, però era molto, anche molto meno tamarra di come questa. Qui c'è qualche animazione di ricarica e di sparo. Questo è l'orologino con il teschiettino sopra, te lo puoi guardare mentre giochi, fantastico. Questa è una player card. Questi sono gli spray, ok? Come in altri giochi si possono fare gli spray sul muro e qua c'è lo spray animato a tema dell'operatore. Qui c'è un'altra animazione con la monetina. Queste sarebbero le schermate di entrata in gioco se si sceglie questa skin del personaggio. Molto sobre, molto grounded anche loro. Questo attenzione perché allora l'esplosione delle granate fa diventare, se ci fate caso, là in mezzo nel fumo si vedono dei teschi che se ne vanno in giro. Qua tra l'altro c'è anche un fermo immagine, sempre per il tema grounded. Poi fa vedere che le smoke hanno un effetto particellare dorato, assomigliano a delle chaff a vederle così. Qui, ecco, qua c'è una cosa che mi ha preoccupato. Se voi ci fate caso, lui prende questa rosa, che è il tema di questo operatore, la spacca nella mano e si mette a correre più veloce di come si corre normalmente nel gioco e c'è un timer, quindi per questi secondi il personaggio va più veloce. Io spero non siano delle abilità aggiuntive che vengono date a quelli che comprano le skin, perché sarebbe veramente folle. Qua si vede ancora una volta, qui era già partita, adesso lo rivedete all'inizio, che spacca il fiore, va più veloce, si vedono i petali rosa incredibili, scivola la Madonna, perfetto. Ok, quindi questo è il set che vedete qua in basso di tutte le cose che abbiamo visto più le varie animazioni. Non solo animazioni, perché c'è appunto quel passaggio in cui spacca la rosa e corre più veloce. Spero che non siano abilità legate alle skin, ragazzi. Allora, qua vi faccio vedere altre skin, sempre in questo sito, levo un attimo il volume, mi scuserete, ma c'è della musica che magari potrebbe essere bloccata dal copyright e quindi per evitare una segnalazione. Però anche qua vedete che ci sono varie skin trasparenti, che sono anche fighe. Voi vedete adesso delle animazioni di ricarica, di ispezione dell'arma che sono fatte bene, però ecco, le skin... Quando gli ha fatto la domanda, ma per caso le skin saranno grounded, realistiche, oppure ispirate un po' a COD, così loro rispondono grounded, io avrei risposto ispirate a COD, nel senso che sono molto colorate e molto irrealistiche. Che, attenzione, c'è chi piace, c'è chi non piace, però non capisco perché devi dire una cosa e poi sostanzialmente farne un'altra, perché ne stanno facendo un'altra rispetto a quella che dico. Se vedete anche queste animazioni sono bellissime, sono fatte bene, però ecco, le skin sono direi tutt'altro che realistiche, sono molto molto appariscenti e sono sicuro che tra di voi c'è chi se ne batte il belino e dice vabbè a me va bene lo stesso, c'è chi invece non gli piace vedere queste cose, preferiscono le cose realistiche, ma ci sta, questo è un altro gioco, non ci interessa. Ok, quindi vi ho fatto vedere un po' di skin, adesso tutto quello di cui vi ho parlato
in questo momento ve lo faccio vedere in un video di presentazione di questo personaggio. Anche qua c'è una musica, la leviamo. Scusatemi per la qualità, ma più di 720p non si va, quindi è una qualità, insomma, è quello che è. Però qua vedete un po' tutto, c'è il personaggio, le granate, il fatto che spacca la rosa. Ci saranno anche le animazioni che abbiamo visto prima, in GIF, qua le vedete proprio ben fatte. Comunque, non lo so, sono un po' interdetto, nel senso che io non sono un fan per forza del realismo. Cioè, se uno vuol fare un gioco non realistico, fa un gioco non realistico, con ispirazione eventualmente a COD o quello che sia. Semplicemente non riesco a capire, cioè, se tu devi cominciare a crearti una player base che abbia fiducia anche in quello che dici, poi però quello che vedo io non corrisponde esattamente a quello che viene detto, ecco. Non sarà un problema, per quanto mi riguarda il gameplay mi piace del gioco, quindi ci giocherò lo stesso, però diciamo che sta prendendo una direzione differente rispetto a alcune cose che hanno detto. Ecco qua, ci sono le animazioni, che il lanciagranate diventa un bruciatore, bruci la faccia. Poi c'è quella cosa lì, che è quella che mi preoccupa di più di tutte, a vedere quell'animazione, ecco questa, che spacca la rosa e il personaggio si mette a correre più veloce. Anche perché questo personaggio non è un personaggio che in gioco non ci fosse, c'era già, e quell'abilità non ce l'aveva prima, quindi vedremo. Lascio a voi ragazzi nei commenti, sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Tanto il video sta per finire, qui c'è un'entrata o uscita di scena fighissima. Perfetto. Avete visto tutto, se volete segnarvi questo sito, all'interno troverete svariate news che riguardano Delta Force, purtroppo è tutto in inglese. Potete tradurre qualche cosa in italiano, potete incominciare a vedere qualche set, anche questo, con la mummia verde, incredibile. Va bene, sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate nei commenti. Scusate se è veramente casereccio, è molto poco curato il video, l'ho fatto così al volo, però volevo informarvi di queste cose, perché bisogna tenerne comunque conto. Grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.